Buongiorno a tutti, benvenuti diciamo, alla lezione inaugurale di questo corso di alta formazione che vede opportunamente diciamo, gli avvocati e gli ingegneri con alcune importanti attività di supporto, fra cui il Garante, organizzare diciamo, un'iniziativa di approfondimento che ruota attorno ai cosiddetti Data Protection Officers, ma ha un'ambizione diciamo, un po' più ampia. Quindi ho accettato con piacere l'invito a essere con voi, diciamo, presente, diciamo, in remoto per, come dire, compiacermi di questo sforzo di riflessione e augurare a voi, ai partecipanti, il raggiungimento, diciamo, dei migliori, risultati. Siamo una settimana dalla data, diciamo, a tutti voi nota di piena applicazione del regolamento. E c'è un grosso fermento non soltanto in Europa ma in tutto il mondo su diciamo, gli ultimi passi necessari per partire. È un impegno che vede non soltanto i legislatori a livello nazionale ma anche tante altre realtà, ovviamente diciamo, le autorità di protezione dei dati e i titolari del trattamento nei vari settori che si trovano diciamo, a gestire un passaggio che può apparire per un verso, diciamo, di business continuity, ma in realtà è una rivoluzione copernicana perché porta a un modo di pensare completamente diverso della protezione dei dati, al di là della continuità, diciamo, di alcuni istituti. Ed è proprio su questa, diciamo, diversità che vorrei soffermarmi per pregarvi di, insomma, riflettere su quelle che sono le sfide di questa riforma che interviene 20 anni dopo diciamo, la prima attività di normalizzazione del 95 per tre ragioni principali. La prima è quella ovviamente di adeguare il nuovo contesto, il precedente contesto normativo al Trattato di Lisbona e al nuovo valore giuridico della Carta. In questi anni sono state importanti pronunce della Corte Europea di Giustizia, della Corte di Strasburgo. Sapete che diciamo, a prescindere dall'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, principi della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo come interpretati dalla Corte di Strasburgo sono già oggi principi importanti dell'Unione e quindi non soltanto più raccomandazioni da gestire, diciamo, da citare nell'ambito di convegni. E quindi bisognava tener conto, diciamo, di questo contesto. Dall'altro avevamo anche la necessità di fare i conti con un quadro tecnologico completamente cambiato che non a caso sta spingendo anche alla modifica della direttiva cosiddetta e-privacy, trasformata anch'essa in un regolamento che noi auspichiamo possa vedere la luce prima delle prossime elezioni europee fissate per il maggio del 2019. E in terzo luogo avevamo bisogno di fare un passo in avanti in chiave di armonizzazione. Diciamo, la direttiva del 95 è stata varata in base all'allora articolo 100A del trattato che riguardava il mercato interno. Non si fece riferimento all'epoca all'articolo 236 del trattato di Roma che, come modificato ulteriormente, prevedeva l'unanimità ed era basato, diciamo, sulla problematica dei diritti, mentre il 100A riguardava la libera circolazione, quindi la protezione dei dati è stata vista come un tema da affrontare per favorire diciamo, la libera circolazione di persone, merci, servizi, capitali e professioni, visto che i dati seguono tutte queste realtà. E quindi questo spiega anche i riferimenti alla libera circolazione all'interno dell'Unione e alla necessità di un approccio uniforme per quanto riguarda l'esportazione dei dati fuori dell'Unione Europea. Oggi noi abbiamo un quadro frammentato ancora per una settimana che deriva da molti fattori. Innanzitutto dal fatto che quella armonizzazione è stata da prima, un po' timida, è stata basata su diciamo, un innesto di principi tendenzialmente provenienti dal sistema tedesco e da quello francese, con poche, diciamo, pochi colpi d'ala diciamo, mutuati anche dal diritto italiano. Mentre diciamo, poi la trasposizione della direttiva, resa possibile da molte norme diciamo, flessibili, ha portato a un'ulteriore diversificazione e frammentazione. La griglia attuale invece di come dire, armonizzazione è molto più stretta, perché lo strumento giuridico è diverso, un regolamento che non
tollera, diciamo, atti di trasposizione o copie anche identiche, prevale, come sapete, direttamente su, lo dico per chi non ha una formazione giuridica, su norme anche identiche, ancor più se contrastanti a livello nazionale, e diciamo, richiede invece una fedele attività di leale cooperazione da parte dello Stato membro per quanto riguarda tutto ciò che è necessario per permettere al regolamento di avere effettiva applicazione. Noi abbiamo un codice ancora per una settimana, ma diciamo anche durerà ancora molto di più, che riunisce non tutte le disposizioni in materia di protezione dei dati direttamente o indirettamente rilevanti, ma solo quelle che nel 2003 furono individuate come diciamo le più significative per quanto riguarda la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. E l'Europa non chiede di smantellare questa impalcatura, e quindi dobbiamo anche cercare di mantenerne una sua unicità per far sì che il regolamento, che io auspico sia anche allegato all'attuale codice del 2003 a livello di fonte normativa, diciamo, di conoscenza, come si fa per le note in calce sulla Gazzetta Ufficiale, porti ad avere il più possibile per gli operatori uno strumento unico per evitare, diciamo, di diversificarsi tra due o tre testi differenti. Non sto dicendo che però il codice del 2003 debba rimanere, diciamo, in vita nella sua integrità, perché ci sarà bisogno, soprattutto per la parte seconda, di un'attività consistente di monitoraggio di ciò che oggi, alla luce dell'evoluzione tecnologica e dello sviluppo di tantissime attività, è necessario fare in maniera differente. Pensiamo soltanto alla sanità elettronica, alle disposizioni del 2003 che riguardavano le prescrizioni dei medicinali, o diciamo il modo in cui si deve tutelare la dignità delle persone, diciamo, in corsia. Molti principi sono ancora validi, ma richiedono, diciamo, un tipo di percorso diverso. Il regolamento ci diciamo, spinge a fare un'attività veloce. Il percorso italiano è partito in ritardo e la delega, diciamo, è stata concepita e varata troppo tardi per un lavoro di profonda qualità su questo testo. La commissione ministeriale ha fatto il suo meglio, c'è stata un'approvazione veloce e salvintese nel Consiglio dei Ministri, ci sono stati diversi giorni, poi oltre 50 per diciamo, completare queste intese su un testo, diciamo, approvato, come si usa fare a volte quando si è sotto pressione temporale, e adesso, diciamo, tra pareri parlamentari, pareri dell'autorità, diciamo, e il termometro politico a tutti voi noto, c'è una corsa contro il tempo, come ci fu del resto nel 2003, perché la delega del 2003 fu esercitata definitivamente l'ultimo giorno. Ma il 25 maggio non è una data di arrivo, è una data di partenza, perché molto in più dovrà essere fatto, e mi auguro che l'Italia possa mantenere questa posizione di leadership, il che richiede uno straordinario rigore intellettuale, un impegno per verificare tassello dopo tassello per tutti i vari percorsi. Le mie preoccupazioni, come ho detto negli ultimi giorni in altre iniziative di questo tipo, sono sostanzialmente tre. La prima è che si rispetti il principio dell'accountability, che prevede che si trattino il titolare del trattamento in maniera, diciamo, più adulta, che gli si lasci lo spazio per prendere delle decisioni senza essere, diciamo, ossessionati dall'attesa di prescrizioni troppo dettagliate da parte delle autorità, anche perché i principi, come definiti dal regolamento, richiedono, diciamo, di essere diversificati a seconda del tipo di trattamento dei dati, del tipo di organizzazione e del tipo, diciamo, di utilizzazione delle informazioni. Quindi non c'è un solo modello applicabile per tutti, dagli artigiani e piccoli imprenditori alle grosse imprese, ma soprattutto bisogna chiedere ai titolari del trattamento un comportamento molto più proattivo nel tradurre questi principi in concreto nella vita di tutti i giorni. Il Data Protection Officer è diciamo una figura centrale, che è responsabile non di ciò che accade, quindi non assume responsabilità giuridica, ma è responsabile del trattamento, ma è responsabile della protezione dei dati, perché gli viene chiesto
in modo indipendente e con una, diciamo, struttura di report direttamente verso la gerarchia, di dire le cose come stanno, di assumere, diciamo, delle posizioni pro veritate e non pro causa, di essere la link con il meglio, diciamo, della teoria e della pratica al di fuori dell'organizzazione, e saper fungere, diciamo, da contatto per le persone interessate, ma anche per l'autorità garante, e conoscere la propria organizzazione. Molte realtà di protezione di Data Protection Officer non hanno funzionato perché il Data Protection Officer è stato considerato come una sorta di ufficio legale, come qualcuno che deve risolvere una grana nel caso in cui avvenga, mentre la concezione di adesso è completamente diversa. Noi dobbiamo avere una persona che deve essere coinvolta dai cosiddetti titolari del trattamento in concreto nei processi, diciamo, soprattutto di ridisegno dei sistemi informativi, e deve poter in maniera indipendente avere quella capacità persuasiva che gli deriva anche da una posizione di non incompatibilità con altre funzioni che svolge, di diciamo, tutela della sua indipendenza nel caso in cui dica qualcosa di fastidioso che non viene apprezzato, di spinta verso degli investimenti, perché la protezione dei dati deve essere più embedded, quindi bisogna spendere di più, non è un puro costo, perché poi i benefici si vedranno. Quindi, ecco, la mia preoccupazione iniziale riguardo all'accountability è la necessità che non si burocratizzi nuovamente, come è accaduto nel 97, nel 98, agli inizi della prima applicazione della legge 675, con tutta una serie di formalità, a volte anche in chiave difensiva, che non avevano un valore aggiunto per quanto riguarda la privacy, ma che in realtà sono state molto spesso censurate dall'autorità garante. Dalle norme sull'informativa agli interessati a quelle che riguardano, diciamo, i documenti di valutazione dell'impatto privacy, noi vediamo nel regolamento che c'è una spinta verso una sostanziale analisi di ciò che effettivamente è necessario. Basta con quei documenti programmatici sulla sicurezza che venivano venduti a peso d'oro agli stessi, diciamo, a diverse categorie completamente, diciamo, in settori diversi, ma con gli stessi considerando, pieni di considerato che, ma in realtà alla fine non c'era nulla dal punto di vista della pratica, se non un'attività estorsiva di togliere 1.000, 2.000, 3.000 euro a qualcuno, assicurandogli, diciamo, un'impunità che in realtà poi, in caso di ispezioni, di ricorsi e segnalazioni, non c'è stata. La realtà è quindi diversa e dobbiamo veramente concentrarci sul messaggio che viene al regolamento di semplificare, di parlare un linguaggio molto più chiaro, di dire le cose effettivamente come stanno, di permettere agli interessati di esercitare i loro diritti, di sfruttare le margini di manovra che questa riforma dà ai titolari del trattamento. Non è poco. Quindi accountability da un lato e diciamo sburocratizzazione dall'altro. Ma c'è un'altra preoccupazione, diciamo, che vorrei subito condividere con voi. La terza preoccupazione riguarda cosa noi siamo capaci a livello nazionale di fare per rendere il regolamento effettivamente, diciamo, applicabile, ma soprattutto per dargli vita concreta, per continuare a svolgere questo nostro ruolo di leadership che abbiamo su scala europea e anche internazionale. Essenziale quindi è non solo ciò che sarà inserito nel decreto legislativo in fase di varo, ma anche ciò che noi saremo in grado di fare successivamente. Sinceramente negli ultimi 7-8 anni ci sono stati alcuni infortuni legislativi in questa materia. Mentre il Parlamento ha sempre dichiarato una straordinaria attenzione ai diritti di libertà rispetto al trattamento dei dati personali, le soluzioni concrete che sono state individuate in alcuni casi, circa una decina purtroppo, non sono e non possono ritenersi felici. È quasi un decalogo, diciamo, di storie che dovrebbero vedere, diciamo, ora un epilogo diverso. Parliamo ad esempio della data retention, cioè della conservazione obbligatoria dei dati del traffico telefonico, una norma che confligge radicalmente e insanabilmente con i principi della Corte europea di giustizia. Parliamo della disciplina attuale sul registro
delle opposizioni, che ha visto una soluzione magari giusta, quella di consentire anche a chi ha un telefono mobile di registrarsi, ma che ha creato un'ambiguità, cioè quella che si possa telefonare per chiamate indesiderate al contenuto commerciale a un numero mobile, il che, come ribadito dalla Cassazione in sezione penale, era e deve rimanere un illecito penale se fatto appunto per fini di profitto o in certe circostanze comunque di maggiore serietà. Abbiamo avuto un passo indietro rispetto all'informazione commerciale che era regolata nella legge 675, nel codice, in termini tali da non frenare in alcun modo la circolazione di queste informazioni, ma quindi senza consenso, ma di qualche modo favorire la qualità che serve al commercio e all'industria, senza necessità di intraprendere delle controversie. E anche qui, a un certo punto, in preda alle norme sulla semplificazione, si è pensato che togliere quel tipo di presidio di garanzia servisse in qualche modo a sburocratizzare, ma si sono perse alcune garanzie di cui piccole e medie imprese, soprattutto che chiedono prestiti, finanziamenti, eccetera, soffrono molto. Che dire poi degli ultimi interventi che hanno addirittura introdotto la notificazione dei trattamenti per un'esigenza di bilancio, o dell'infortunio che portò ad abolire per poco tempo il riferimento al diritto alla protezione dei dati personali. Le norme italiane sulla trasparenza sono oscillate da un'opacità inaccettabile per una pubblica amministrazione trasparente a un eccesso invece di ostensione alla curiosità ingiustificata del pubblico di una serie di dati che vengono ora pubblicati sui siti web in termini non conformi alla giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia. Non parliamo del tribunale di un altro paese, di una cultura, parliamo del sistema più alto di giurisdizione che noi abbiamo in base al Trattato di Lisbona. Anche lì si dovrà tornare su questo contesto. L'uso degli elenchi telefonici per ragioni di comunicazione commerciale, così pure del cosiddetto database unico, e potrei continuare in questa prospettiva. Tutti questi casi che sono stati affrontati con soluzioni non proprio meditate, io aspetto che vengano riviste presto, perché noi dobbiamo avere le carte interamente in regola. Tra 6 giorni noi ci riuniremo a Bruxelles con gli altri colleghi nel nuovo board, che viene considerato il successore del gruppo articolo 29, ma in realtà è un organismo completamente diverso, perché non è più soltanto un organo consultivo, è un decision making body, quindi ha delle regole anche di accessibilità, trasparenza e di correttezza amministrativa innovative, perché vogliamo essere più prevedibili, più accessibili, vogliamo comunicare di più, abbiamo reclutato anche specialisti della comunicazione. Io sono stato chiamato dalla legislazione europea a cedere 20 persone nello staff, che è una cosa che faccio volentieri, con un servizio di prima classe, per servire il board, perché non sarà più possibile basarci sul volontariato di colleghi che scriveranno opinioni. Dovremmo avere appunto un gruppo di persone che full time deve assistere il gruppo, anche perché le riunioni plenarie saranno molto più elevate, orientativamente passiamo da 4 l'anno, da 11 o 12 almeno. Questo significa anche nuove modalità di lavoro telematiche, significa gruppi, sottogruppi che si devono riunire molto più intensamente, significa che dobbiamo pensare in maniera più europea, significa che le linee guida a livello nazionale devono essere più coordinate con quelle degli altri paesi, significa che anche per ciò che non riguarda le cosiddette cross-border operations, cioè quei trattamenti che in qualche modo interessano tutti e 28 i paesi, ci sia una sincronizzazione delle posizioni. Questo regolamento si applicherà a chiunque offrirà in remoto dal mondo bene i servizi dell'Unione Europea o profilerà persone, quindi avrà sempre meno importanza il principio di territorialità, dove sono dislocati i server
dove è un'impresa stabilita la sua sede, il suo quartier generale di comodo o meno. Si guarderà dove i cittadini sono in qualche modo interessati al trattamento dei dati, cioè nel nostro territorio. Ma in cambio noi dobbiamo parlare sempre più con una sola voce, quindi dobbiamo concepire quei casi locali che pure si potranno trattare, diciamo, in maniera domestica, in maniera più selettiva possibile. Dobbiamo sincronizzare molto con autorità garanti. Un fenomeno simile è accaduto anche nel mondo finanziario, quando è stata creata la Banca Centrale Europea, che potete vedere rispetto alle banche nazionali svolge un ruolo maggiore. Ma qui non abbiamo un organo centralizzato perché l'EDPB, diciamo il board, sarà basato molto sul principio della collegialità. Eleggeremo un presidente in base a un rafforzatissimo principio di collegialità per cui ci sentiremo tutti uguali perché vogliamo tutti collettivamente svolgere un ruolo senza, diciamo, prime donne, ma senza anche, diciamo, delegare a nessuno un qualcosa che deve essere il portato del meglio che viene dai singoli paesi. Questo è, abbiamo quindi un compito nel nostro paese di preservare alcune scelte importanti, pensiamo a quelle che nel rapporto di lavoro hanno portato a fare riferimento alla dignità del lavoratore rispetto al controllo a distanza, quindi alla necessità di non fare riferimento al consenso dei lavoratori, norma che è già presente nell'articolo 8 dell'attuale direttiva del 95 e che è fatta nuovamente salva nel testo del regolamento in arrivo. E quindi dobbiamo continuare a non adagiarci, diciamo, su ciò che conosciamo a livello nazionale, pensando che l'Europa non ci osserverà perché lo scrutinio sulla proprietà delle nostre scelte sarà severissimo, mi auguro, come fronte d'Italia, di tutti i paesi, e dobbiamo però portare fuori del contesto nazionale il meglio della nostra esperienza giuridica affinché si metta a fattor comune, per esempio, tutta l'esperienza che abbiamo avuto sui attività di ricerca storica, sulla ricerca scientifica su cui abbiamo fatto un lavoro, pensiamo anche alla riutilizzazione per il trattamento dei dati genetici, gli investigatori privati, l'indagine difensiva, la selezione con cui abbiamo individuato le norme in materia di giustizia che sono, diciamo, funzionali all'esercizio dell'attività giudiziaria e quelle che invece sono di natura puramente amministrativa. Su tutte queste tematiche la pubblicazione delle sentenze e quindi il cosiddetto diritto all'oblio rispetto all'informatica giuridica. Su tutti questi temi noi siamo considerati straordinariamente diciamo all'avanguardia, mentre ci guardano un po' perplessi quando magari vedono che introduciamo 6 anni come termine per il trattamento dei dati telefonici in base ad una esigenza che tuttavia non è. Quindi una grossa scommessa, una grossa sfida, un grosso impegno per l'attività, diciamo, di formazione, un'opportunità enorme anche per un mercato eticamente sostenibile che attraverso uno sviluppo diciamo, di start-ups, di persone che possono lavorare sul principio del privacy by design, privacy by default, sul nuovo contesto delle misure di sicurezza, possa portare anche tutta una serie di ingegneri, di sviluppatori, di designer a far rivivere un'economia europea che soffre in questo momento dal punto di vista del big data, dell'intelligenza artificiale, ma dal punto di vista invece delle micro può essere di straordinario ausilio. Quindi dimentichiamo per esempio quel percorso che ha portato sbrigativamente a togliere riferimento al documento programmatico della sicurezza, mentre magari veniva mantenuto l'articolo 31 dell'attuale codice che invece prevede il principio delle massime misure di sicurezza. Non si possono confondere i titolari del trattamento in questo modo. La sicurezza del trattamento delle donne personali non solo per effetto della GDPR, ma anche per effetto della direttiva NIS, che diciamo, è entrata in piena applicazione a partire dal 9 di questo mese, esige il massimo dello sforzo perché non ha senso investire soldi, denaro, energie in questa maniera se non si punta al meglio delle misure, diciamo, disponibili su scala. Si guarda anche al beneficio che può esserci in senso di prevenzione di eventi, diciamo, controproducenti. La protezione dei dati si fa più seria, si fa più moderna. Cerca di essere più, diciamo, normale nella vita di un ente amministrativo, quindi
è una cosa da delegare di meno a uffici legali e a tecnici e oggi ai data protection officer, perché anche le persone di vertice devono poter svolgere il loro ruolo direttivo per impartire eventuali direzioni, per scegliere strategicamente in alcuni sensi affinché ognuno nella catena normale di un'organizzazione possa avere il suo ruolo in questa materia. E da una buona, moderna, ragionevole applicazione di questa materia non possono esserci altro che benefici, perché la gestione delle informazioni si allontana sempre più dal tradizionale diritto alla privacy e si avvicina sempre più a qualche cosa che richiede un approccio scientifico, un approccio professionale, perché soltanto da una gestione professionale delle informazioni che possiamo avvicinarci al mondo del big data, dell'intelligenza artificiale, avere fiducia di più da parte di chi può avere il timore che forze dell'ordine, ricercatori, imprese investono molto più per algoritmi e per studiare in maniera aggregata. Quindi cerchiamo anche di diversificare la tutela per quanto riguarda i dati pseudo-anonimo, i dati impersonali, i file disgiunti. Ci sono straordinarie opportunità. L'importante è che stiamo lontani dai paternoster Ave e Gloria, e che anche la funzione del Data Protection Officer venga costruita in maniera tale da far capire che c'è una novità anche da questo punto di vista. Con questo spirito io non posso altro che ringraziarvi per questa opportunità. Spero di non essere stato troppo lungo, spero di aver sintetizzato i passaggi principali. Avrei voluto parlare anche di ciò che stanno facendo gli altri paesi, siamo in 14-15, quelli in tempo entro il 25 di maggio, c'è una decina di paesi che ha un ritardo forse superiore a quello dell'Italia, ma questo non è una giustificazione per noi ad essere in ritardo. Magari in altre occasioni di formazione del Consiglio Forense faremo un bilancio di quello che è avvenuto, guarderemo un po' di più anche al contesto internazionale e ci prepareremo al primo tagliando del GDPR, che dovrà essere staccato entro il 25 maggio del 2020, e quindi per quella data io auspico che questo nostro paese possa portare tutte le sue credenziali in ordine, ma anche tante idee che devono nascere non da un'elite di esperti, ma dall'applicazione concreta nella vita di tutti i giorni nel settore pubblico e privato, e ovviamente anche nel settore forense e ingegneristico. Grazie alla vostra attenzione e auguri per questa prima giornata inaugurale. Thank you.